Buongiorno a tutti. Oggi ho deciso di parlarvi di un personaggio a me particolarmente caro, il professor Corrado Schiavetto, un arzillo artista, professore poliedrico che ho avuto modo di conoscere circa una quindicina d'anni fa per ragioni professionali legate a una mia attività. E che in qualche modo mi è stato subito simpatico. Poi ho una certa simpatia per coloro che hanno combattuto nella guerra, che in qualche modo hanno tante cose da raccontare, e quindi è stata una sorta di afflato con me e ho avuto l'occasione di intervistarlo. E un po' come le ultime interviste che vi ho proposto, ho trovato un altro audio di circa un'ora. Che è stato realizzato nell'estate del 2009, siamo nel luglio del 2009, mi pare il 14 luglio del 2009, insieme all'amico Fabrizio Frastia, che mi ha accompagnato, essendo lui un appassionato di storia, ma soprattutto anche un attento conoscitore di velivoli, dell'aeronautica militare, ma della storia militare in genere. Quindi diciamo che mi ha accompagnato e andammo dal professor Schiavetto nella sua casa studio di Via Margutta. Sempre molto gentile, molto disponibile, con una verve molto, molto alla buona, nel senso avrete modo di sentire questa intervista, che ovviamente ha una sua connotazione particolarmente, amichevole. Non è che si fanno discorsi ai massimi sistemi, anche perché capite bene che Schiavetto era del 1913, questa intervista è del 2009, quindi aveva ben 96 anni. E come avrete modo, ha una grande dialettica, una grande capacità di ricordare avvenimenti del passato. Poi magari non si ricordava cosa è successo la mattina, però diciamo cosa era successo 70 anni prima se lo ricordava. E questo secondo me è molto interessante anche per un discorso di racconto della memoria, la memoria di un intellettuale. Che come non emerge in maniera chiara dall'audio, quindi ve lo dico io. Lui era già laureato in storia dell'arte, era un grande, era, insieme ai suoi, diciamo, le sue attività di artista, poi avrebbe fatto tante esperienze anche all'interno di un gruppo di artisti, quelli di Via Margutta, ma non solo, aveva esperienze con Guttuso, quindi una serie di grandi autori, di grandi pittori, scultori, architetti che in qualche modo avevano. Stavano facendo attraverso le avanguardie una serie di sperimentazioni nel campo delle arti figurative, e lo stesso Schiavetto sarebbe stato molto importante nell'attività di scultura, di bassorilievo, di ceramica, nel vario utilizzo di materiali il più dispari possibile. La sua casa era veramente un museo, appunto, uno studio museo in cui era pieno di roba, veramente in qualche modo ogni cosa che vedevi, toccavi era un elemento di grande interesse, diciamo. In qualche modo nell'audio lo sentirete che tira fuori oggetti, tira fuori memorabilia che in qualche modo hanno affascinato sia me che Fabrizio. Dicevo, il suo racconto è anche un po' genuino, un po' molto anche greve per alcuni aspetti, no? Diciamo, sono elementi sulla sessualità, parla di bordelli, parla di esperienze, e in questo senso permettetemi, io che ho avuto modo di parlarci varie volte, l'elemento sessuale era abbastanza ricorrente, diciamo, quasi come, io non sono uno psicologo, però in qualche modo secondo me l'elemento senile, l'elemento di ricordo e in qualche modo anche di ostentazione di una certa sessualità dell'epoca giovanile è anche un elemento di ritorno, in qualche modo di rendere la propria vita attuale, no? Nel voler ricordare questi elementi positivi. Ma dicevo, un elemento che secondo me poco si esplica, si chiarisce, ma è interessante il suo percorso. Appunto, dicevo, era già egli laureato, aveva anche il brevetto di volo e aveva prestato il servizio militare nell'arma di fanteria in occasione della mobilitazione della guerra d'Etiopia. Ripeto, lui era del 13. Ebbene, queste sue benemerenze, ossia aver fatto il militare, avere un brevetto di volo civile e il fatto di essere laureato, lo portò automaticamente ad essere riarruolato come ufficiale della Regia Aeronautica. E in questo senso emerge il racconto che gli si trova sostanzialmente questa promozione, questa nomina caduta dal cielo senza che egli l'avesse richiesto, che in qualche modo egli sapesse quello che doveva fare, si trovava in maniera molto, molto spaesata di fronte alla burocrazia militare che in qualche modo lo aveva graziato
ringraziato di questa cosa, in qualche modo poi avrà tante occasioni di guerra combattuta durante la Seconda Guerra Mondiale come pilota, come diciamo, anche valoroso, ebbe purtroppo un incidente che lo portò a essere operato. Insomma, farò vedere delle foto a Bologna che appunto lo ritraggono con delle cicatrici o con delle ferite importanti alla testa, che in qualche modo però sostanzialmente poi non l'hanno pregiudicato, quindi fortunatamente per lui. E poi il racconto di tante vicissitudini, anche elementi familiari, anche con critiche, con anche un gergo a mezza strada tra il romanesco e un po' il volgarotto, però diciamo che è un po' sinonimo di un certo virtuosismo, di una certa genuinità di persone che comunque possono aver studiato e essere di una certa cultura, ma che in quel modo avevano un proprio substrato abbastanza popolare nel proprio animo. E poi il racconto dell'epoca successiva, in quanto venne promosso. E quindi ebbe anche dei titoli, essendo nel ruolo d'onore, quindi aveva sicuramente delle decorazioni, delle benevolenze che poteva spendere successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, tant'è che appunto ebbe modo in alcuni raduni di essere riconosciuto come tale e quindi avere sommi onori. E quindi poi mi metterò alcune foto che ho scansionato, che ho avuto modo di riprodurre. Più che altro in un'altra occasione, perché in quel momento era abbastanza geloso e anche stanco, forse anche dal caldo estivo, ma in qualche modo poi offre anche delle occasioni appunto di saper ricordare, di sapere in qualche modo essere partecipe di tante circostanze. Quindi è secondo me un'esperienza veramente brillante, di un'esperienza appunto di un uomo che aveva, ripeto, 96 anni, poi sarebbe morto da lì a un paio d'anni, magari morì un paio d'anni nel 2011, però sicuramente un pezzo anche questo della storia italiana a mezza strada tra l'elemento del racconto bellico, ma anche all'interno di un discorso molto più ampio della cultura, del rapporto tra giovani e appunto occasioni giovani transgenerazionali, no? Un giovane all'epoca, negli anni 20 e 30, e giovani come potevamo essere io e Fabrizio 15 anni fa, 14 anni fa, che in qualche modo appunto abbiamo avuto modo di parlare con lui con molta schiettezza, con molta anche ironia su avvenimenti, appunto, che potessero essere l'elemento sessuale, rispetto, ci sono anche delle considerazioni ovviamente razziste, ma permettetemi, un uomo di 96 anni, vissuto negli anni 20 e 30, del 13, diciamo che non dico gliele perdoniamo, ma capiamo bene che diciamo, elementi di questo tipo erano sicuramente normali per un suo tipo di dialogo. Io mi ricordo che in qualche circostanza parlava del cinema. Cinematografo, cioè, chiamava ancora il cinematografo, veniva da ridere, il cinematografo, cioè, il cinema, era abituato agli anni 30, al cinematografo in qualche modo, e quando parla di Mussolini ne parla in maniera molto, molto divertita, molto anche ossequiosa, qui ovviamente è vissuto in quel periodo, era tra l'altro in aeronautica, poteva avere degli atteggiamenti diversi, quindi io vi auguro di seguire quest'ulteriore, poi magari ce ne troverò anche altri. Intervista audio che in qualche modo ci offre un altro spaccato di personaggi di diversa estrazione, diversa posizione anche politica, potremmo dire, rispetto a quelle che abbiamo visto qualche giorno fa con Mario Fiorentini. Io, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao. Allora, a un certo punto cerco di non voglio fare il militare, ma siccome sono campione, e allora a un certo punto arrivo e mi pare tranquillo che i professori c'è in questa strada d'arte del maestro, e se sembra che questi non erano all'altezza, perché devono rifiutare di fare gli uffici d'arte, quelli della musica, ecco, qui c'era. Non venivano considerate sede militari, non lo so. Allora Troppo artisti. io sono tutto felice, vado in fanteria. Arrivo in Lei fanteria, quando è nato? Che classe 1913. è? Nato a Roma, vero? Sì, a Pietra. Allora la cosa divertente, Sì, altri sì, posso sì. fare qua. Allora dice, è pratico di fare le carte Carte militari. militari, Ma lei si è eccetera. presentato a Roma a dire tutte queste cose? O qualche A altro Roma, a centro? No, no, Roma. magari è nato, che ne so, a No, Firenze. no, a Roma erano gatti, era meno solo. Certo. E allora a un certo punto vanno caporale e mi mettono per la famiglia, sai. A quei tempi c'era il duce che voleva bene ai giovani, voleva bene perché gli piaceva. E allora decidono che bisogna fare una parte del essere. E allora il duce che voleva bene
ci pare una sede che ci chiamano, e la guerra precedente con due ali, sei Paccarini, e allora ci chiamano e dicono: beh, adesso ci avete gli anni, bisogna che fate il corso piloti. A quei tempi il corso da piloti, insomma, costava un sacco di soldi, ma noi ci avevate un bel titolo di studio. In poche parole, trovo che faccio questo corso di pilotaggio. E allora a un certo punto io ero un professore, ero un campione, manda una bella lettera dove il tenente pilota Corrado Spanovetti. Sì. Di colpo, dono per meriti sportivi pilota, ufficiale pilota. E a quei tempi le donne, solo che dirà perché i piloti erano... fascino del pilota. E la mia famiglia, si è trovata che dopo ha cercato di nascondere il pazzo Puccione, perché pensavano che io c'avevo sta cancella, a un certo punto questi lenti hanno dovuto farmi ricapire. Sì, sì. Questo in che anno è diventato ufficiale pilota? Più o meno, Simbona, al soldato... a fare il caporale forse a 20 anni, 21 anni, da 22, no, non te lo so dire. Te magari mi ha fatto vedere il foglio matricolare. T'ho fatto vedere. Mi pare. Poi non lo so. Non ti ricordo. Adesso sono a meno di... Come no? Prego. Volete del tè? No, grazie. No, hai diritto di non bere. Scotta un po', vabbè. Sì. E di pensare, capisci? Belle foto. Ecco, vedi, lì qua io le vedi lì. Signore, calcola che sto in cortile. Senti, sto in cortile. Dove? Qua? Sì. Quello è il cortile qua. E quel ragazzino, capisci? Sì. È il primo figlio. È nel 28 febbraio. È nato il 28 febbraio. Da due mesi, per cui 4 febbraio. E questo so io, vedi. Di che anno è suo figlio, il primo? L'ho detto adesso. È di febbraio, non mi ha detto l'anno. Il 28 febbraio. Il 28 febbraio, l'anno deve essere partito da zero, gli anni cominciano da zero. Che anno era? 1935? Non mi puoi far fare questi conti a me. No, perché? Io poi mi sento pure male. Senti, com'è? Che anno siamo qua? Prima della guerra? Adesso questo c'ha 60 anni. Quindi è del 40? Del 40. C'ha 60 anni lui. La guerra era già scoppiata quando lei c'aveva sta divisa? E non mi fa fare. Io ho fatto 8 anni di guerra, ma quando e come 8 ne ha fatti? 8 anni. La cosa che ti fa ridere è che sto figlio della mignotta non ha mai fatto un cacchio. Madre era una brava pittrice, straniera, simpatica. Io aveva un bel nome e lui c'aveva il terzo nome, ma però non ha mai fatto niente, sta in Canada, sta sentendo. Tanto ha fatto che in Canada c'è una struttura, invece di paese organizzato, dove gli artisti scrittori hanno la casa, hanno camere e poi fanno feste, gare. E lui, essendo figlio di un a uno di questi ragazzi, lui non ha mai fatto un cacchio, e ti dovessi dire paghi in quanto guadagni, lui siccome non ha mai fatto niente, non pagava niente. Arrivato a 60 anni, mi ha telefonato, mi ha detto: dice, sai, adesso avrò la pensione, faccio niente, non ha mai fatto niente. Allora mi telefona e mi dice: ah, meno male, adesso vado tranquillo perché c'ho la pensione. Quanto c'hai? Ah, 2.500 dollari, che adesso valgono più degli inglesi, perché prima erano i canadesi, adesso gli inglesi sono cresciuti. 2.500, come c'hai tutti questi soldi? È il grado che mi spetta perché di grande artista, i portenti suoi, non ho mai fatto niente. Allora, io, contento lui, che bello. Tutti, certo. Passano 15-20 giorni e mi sarei. Ieri mi ha telefonato, mi ha detto: guarda, devo andare al gabinetto perché mi attacca certi bottoni. Allora a un certo punto, gente, senza rispetto, ma che ti hanno fatto? Lo sai che mi hanno fatto?
mi hanno messo la tassa sopra la pensione. E ho detto, beh, ma è logico. Io non ho mai pagato la... non ho mai pagato la pensione. Hai capito? Per cui gli avevano sporcato la pensione. Ma guarda che c'avevo una faccia tosta. Io ho detto, ma quant'è? Ma qualunque cosa sia, non dovevano. Perché io sono un malato, sono... hai capito? Lui aveva fatto sì. 60 anni. Insomma, ti posso dire, non sei serito, piagne, questo è mio figlio. E praticamente, so come sta combinato, perché lui si è sposato 3 volte e ha fatto fallire le mogli, si è sposato perché è pieno di tensioni, ma non fa niente. Adesso non so come si hanno levato le tasse, l'hanno messo in galera, perché ho messo... Che è questo? Ah, registratore. Questo, a queste pregnacce tu sei e dimmelo. Dice io devo incidere, io aspettavo che incideva. Senta, ci parli dei suoi 8 anni di guerra. Dunque devi pensare. Mi dia del tu, professore, se no. Mi dia del tu. Che do del tu, sai, via qua ti posso dire che in guerra. Anche lì mi sono portato molto bene e praticamente ero il comandante della... Io ho chiuso un po' la mia... Lo guerra. Ricorda lo stormo, cioè, professore? Dov'è? Lo stormo, lo ricorda, professore? Era lo stormo. Il gruppo? Io ero il comandante della caccia e a piloti questo grande onore. Cioè, va bene, c'ho una cosa moderna, maggiore pilota del ruolo d'onore, io sono. Però non mi dava, non mi arrivava niente, né soldi, che cosa? Baratto di marmellata, niente, non mi arriva niente. Io non vado alla... dell'università? Certo, vado a via dell'università. Al ministero? E vedo 3 colonnelli, ma tanto oro. Io ho detto, scusate, dico io, essendo là, no, dice, a lei permette, battono i talloni, e questa... E allora gli domando, di detto però non ho capito, lei pensi che a un certo punto è neato, perché io ho il diritto, non più l'uomo, ho il diritto di mettere, e detto ma voi scherzate, se io metto che è exo, appena vado a comprare la mortadella mi dico non faccio, fatto, faceva molto bene nel 1800, ma capisci, nobiluomo, ma te commuovo a te. Quattro, com'è il cognome tuo? Frassica. Frassica. Nobiluomo Frassica, ci avresti il coraggio di farlo tu. Ai giorni nostri non lo so, però penso che la cosa mi farebbe piacere. Ti piace, ecco. Che cosa hai? Guarda, sciupare con me, a me non mi fa piacere. Vabbè, comunque. Beh, non me ne vanterei. Oh, va bene, non è una cosa brutta, però praticamente capisci le cose, dici di no. No, io sono d'accordo con lei, sì. Come mai però le famiglie nobili, perché vuole comprare il nome delle famiglie? Sì, ma tanto. Ah, per avere conoscenze. Questo, devi pensare, è un uomo che ha stato la dignità di una sciabola. Il ragazzino ci ha talmente giocato. Che era tutta storta, è lottata a lui. Sì, lo so. Mi faceva pena vederla. Invece dice che è venuta a noi, per cordone. Cioè. Sì, ho trovato un altro cordone, ce l'ho e messo. Guarda una pipa strana. Quella è bella, ma è strana. È strana. Dove l'ha presa, quella? Ah, non lo so. Qualche cosa, girando da qualche parte del mondo, viaggiando. Quali aerei pilotava? Professore. Dunque, allora vorrei sapere i cosi. Decimo storno. Oh. Io sono stato nel decimo storno, poi sono distaccato dal decimo storno. E c'è questo gruppo della caccia. E ho fatto un sacco di buffonate. Devi pensare che noi in aviazione, prima che scoppia, eravamo, sai che ci sono un aeroplano, c'ha 30... segnali buono di cattivo. I nostri aeroplani erano quasi completamente superiori. Noi eravamo veramente per lo spazio la barba e i cipori e ti trovi che gli inglesi
sono lui, tutto, qualunque viva i mignotti era super nunzio. E allora bisognava fare la caccia. E sai, la caccia, cioè, ora lui come elasticità eravamo rimasti migliori, ma eravamo meno veloci e meno carichi. Sì, come maneggevolezza era lì. Ma di quale aereo sta parlando? Il Fiat biplano? Quelli che c'avevamo adesso non mi ricordo. Ma c'aveva due ali? Doppie? No, due ali doppie è stato quelli che c'era. Dopo gli altri c'avevamo... Un'ala sola? Può essere che vediamo qualche fotografia. Vedi, ma non mi fai girare la capoccia. No, perché adesso? Allora, a un certo punto, dare che io... Ero una specie di scimmia, tu devi pensare, quando la caccia, tu punti, lo porta giù, tandolo giù piano piano, tu sai che da sotto i 70 metri pigli, ma è difficile. Io li portavo questi qui, essendo più veloce, io rallentavo che mi venivano sotto, però rallentando, di colpo... Sorpassavo. Andavo per terra e mi mettevo a 2 metri dall'acqua e lui l'avevo, l'ho fregato diverse volte. Che praticamente aumentando di colpo la velocità, capivano 80-90 metri dall'acqua e loro si infilavano, capisci? E praticamente, poi fatta conto, sai l'acqua del mare è fatta così e qui c'è tutta una riga di schiuma. Io ero capace. Cammina dentro sta schiuma. Allora a un certo punto l'ho fregato perché mi attaccavano e sbattevo il grugno perché c'era la montagna che fa queste cose. Io andando di colpo più piano riuscivo a girarci da cera. Allora hanno capito che c'era un trucco, era gli attrici. E allora lì ho visto che se io passavo da 50 non beccavano più perché sotto con i miei, a una piccola distanza, erano di mezzo centimetro, ma loro lo alzavano un tavolo e difatti praticamente andava a vuoto. E questa era tutta la guerra mia che facevo. In agire, non sapendo che dare, mi hanno dato questa onorificenza. Lei dove ha combattuto? Anche dei cose, da tutta quelle. Non c'era un... In Africa, in Italia, dove? Posso stare in Africa, un po' in Italia. Su Malta? Malta, non è che... Ha abbattuto degli aerei inglesi, ha detto. Come? Sì, quanti, sì. Ricorda? Oh, sai, ti dovessi dire, almeno 2 o 3 ne ho fregati da finire. Era uno, Belli, come si chiama? C'è uno che c'era la mano, Pallottelli, ha fatto delle buffonate. Ah, no. Questo figlio della vignotta, stai a sentire, tanto per essere chiaro. Sì, piace. Avevamo fatto una pattuglia che ci rispettassero, quello che Malta c'era, questi c'erano una puntina luce, montava. Allora com'è la storia? Adesso non, ma noi abbiamo pensato che facendola abbiamo andato in quota, hanno lasciato montati a una bella quota, subito aperti. A un certo punto, fiamme, allora l'aeroplano è cominciato a cadere, seguendolo, è entrato dentro l'acqua, sempre col culo sull'acqua, ci siamo squagliati, finalmente è stato per disperso, non abbiamo avuto il coraggio di dire che era perso, sì, perso. E a un certo punto, questo qui solo riesce fuori, ma riesce fuori e arriva al servizio, se tu leggi la storia lì, viene seguito, è un pilota con due che deve andare a finire perché lui, uscito col paracadute, il plano si era andato e lui stava sopra, lui ha girato, ma noi abbiamo guardato sotto, non uscì niente, si è mannato, è ricascato dentro e da lì è andato a finire che è tornato su da Spagna, insomma, c'era risbucato fuori, era quello che il duce sciale con due tatucche. Che giro! E lui, salvo, per poco si ammazzava per salvarlo, capisci? All'ultimo abbiamo fatto naso dopo. Sentivo odore. Brevetto?
io anni sono scappato da casa. Posso dire che da tante cose ho pensato, come si chiama, cinema, l'architettura. L'architettura. Allora insieme, io ma non mi ricordo come, abbiamo fatto il Fiamma, il Peschino, che ha fatto tutta Roma Nuova. Il cinema. Cinema, ma anche chiese, ho fatto, ti dico, di tutta Roma. Siamo mangiati tutta Roma. C'avevo tanti di quei catrini, una bella, una cosa bella, delle tazze che facevano molto. E sono scappato, tanto che mi sono bianco. Scappato, sono stato 5 anni a queste tazze che erano una cosa. E quando stavo lì, avevo trovato la Normandia. Normandia. Sembra che Normandia. Svezia. La Norvegia, Svezia, Scandinavia, insomma. Pirata. Ecco, io sono stato 5 anni in Norvegia, siccome mi rispettavo. Come suo figlio. E che ho detto, molto probabilmente mi conviene, non che lì c'è una sistemazione normale, non c'è niente, praticamente non mi riposo. Avevo questo orso bianco, che io anche a lei non farla riposare. Allora ho pensato che se ero sicuro di rimanere, e un bel giorno, colpo di aver ibernato. Ho fatto la valigia e sono scappato. Ci sono discussioni che se è rimasto solo, se ero differente da... Arrivato a sto punto, anche se non era grave la cosa, quella gente è bella, simpatica. Ma quando l'hanno arruolata nell'aeronautica, sì, mi raccontava della divisa, che non aveva la divisa. Cioè io non c'avevo niente. Che le è arrivata questa comunicazione dicendo lei è stato nominato ufficiale pilota. Sì, niente. E quindi che ha fatto? Arriva, poi te spiego. Io stavo così a casa, come arriva, allora devi pensare che a un certo punto è la busta gialla, grande, che tanto è attaccata, per... poi c'è scritto che il sottotenente pilota, grazie, eccetera. Io arrivo al carabinieri, io guardi, io sono caporale di fanteria. Se avevo fatto caporale, quando non sbaglio, dico, per cui non cosa fa il carabiniere, fa, dice, guardi, non posso portarlo indietro, apri, guarda che c'è, eccetera. E allora apriamo e guardiamo, e lì c'è scritto il sottotenente pilota, eccetera. Cioè, guardi che lei è stato, ma in aviazione succedono queste cose, però praticamente io dopo sono andato a presentare, mi ha detto, ah, è contento, lei è sottotenente pilota, adesso c'è l'aviazione. Ho detto, ma a quei tempi per vestire ti davano i soldi per vestirti, devi come adesso vestire. Ho detto, va bene, dico, ma io... Qui c'è scritto che entro X devo presentare, ma io non ho la divisa. Questo, come non c'è la divisa? Ma dove ha fatto? Io non ho fatto niente. Allora hanno mandato, chiamato, nessuno, si chiamava, era l'americana questo nominare, tu fatti conto, potevi essere nominato per una caccia, cioè. E allora viene fuori che purtroppo se non potevo avere la divisa non potevo nemmeno prendere servizio. E allora la cosa si è risolta divertente, perché qui a Roma, a via, in una strada, c'era un sarto che faceva faceva questa roba proprio per quelli che facevano i corsi, eccetera. Per cui mi hanno assegnato 2.000 lire a quei tempi e mi hanno preso tutte le misure e io sarei entrato in servizio appena mi davano tutto, gli stivali, sai, il cappotto con la coda dietro, cioè, bello, cioè. E così sono diventato ufficialmente, cioè. La cosa tremenda è che quando ho preso il servizio, perché io non ero capace di capire che dovevo triste, sai. Quando sei bello, è bello, lo si vede. Ecco qua. Ecco, lo vedi, guarda com'è. Beh, vedi che questa qui sopra, quando eri pilota di guerra, c'era
il terzo grado. Adesso lo vedi che non c'è, c'ho solo il primo grado, sto diventando terzo grado. E il terzo grado c'era il cappello del re. La corona stava qua su, vedi? E questa è la divisa, vedi? Questo è il toscano, perché io ho sempre fumato toscani. Sono buoni i toscani. Come? Sono buoni. Io ho fumato solamente... come dice? Fumatevi. No, non fumo. Aspetta, qui c'è una fotografia dove lei sta in ospedale. Che cosa era successo qui? Dove qui a Bologna. A Bologna? Sta facendo l'intervento. È stato abbattuto. E ho cascato a dormire. Vecchio. Da solo? O sono stati gli inglesi? No. E noi stavamo. Ma era un caccia che non era buono? Era. Sì. Una via di mezzo? Cioè, aveva due motori? E due motori. Dovevamo andare a prendere gli aeroplani che stavano a Nizza. I francesi? E noi praticamente stavamo. Perché ci hanno chiamato. E a Napoli una ditta italiana stava facendo. Per i tedeschi, claro che abbiamo... Ho capito io qual è, però mi spiace. Allora ci ha chiamato il comando, sta a sentire. Ha detto, voi siete gli unici, chiamo, che ci avete lasciato qualche... Era tremendo, no? Sì. Allora, voi dovete andare a Napoli, dargli una guardata senza farci niente e portarlo dove volete, basta che li scarichiamo, sta a sentire. E... ci davano 500 lire l'uno. Allora pensate a farne un paio, ripetiamo 1000 lire, per un pilota è abbastanza. Per cui con due ragazzi che ti aiutavano siamo partiti e siamo andati a prendere. Il primo che abbiamo preso sono andati in quota e camminava tirato tutto a destra. Siamo scesi, gli abbiamo attrezzato la... E sai, le ali per correggere bisogna che ci fai rimbotti dura, sai, senti. Allora, a un certo punto abbiamo fatto un'altra prova e c'era, non mi ricordo, consumava troppo, per cui sistemato questo barattolo, siamo usciti. Usciti, a un certo punto non mi ricordo che cosa mi si guasta, ma praticamente mi trovo che non funziona, i comandi non funzionano. Allora, tu sai che... il pilota ha i vari tipi di strada di cose. Tu sai che quando tu stai girando sull'aeroplano si chiama in una certa maniera, conosci? Virata. Eh? La virata. La virata. Allora a un certo punto, per rimetterlo sulla strada, siccome ho pensato di portarlo a Bologna, scendo per cercare, c'è molta nebbia. È talmente forte che io scendo per cercare la scia, perché una volta che tu trovi la nebbia e trovi un cosetto del treno, il binario, scendendo a un certo punto trovi il punto con i chilometri. Sì. E con questo punto tu scendi... Capisci a quanti chilometri stai, certo. Allora, facendo tutto questo ragionamento, ero sicuro, tranquillo. Ma quando ben trovo il coso e scendo perché ho trovato il coso e penso di girarlo, mi blocca, c'avevo due motori, mi blocca il motore e riesco a mettere per aria questo, riesco a salvare i due ragazzi, però mi ammazzo io, capito? Ecco tutta la storia. Poi questo non esiste sulla cosa, perché non doveva esistere, perché non eravamo né con... capito? Sì. Era un piacere che faceva. Ecco come io mi sono trovato a dormire 20 giorni. E dopo ha fatto 20 giorni l'anno... Dopo non mi ricordo, perché dopo qui lo vedi qua, vedi che divento... Ecco, lo vedi... Lì è sottotenente. Lo vedi che qui c'è ancora tutta... C'ho tutto ricucito. Sì. Poi un capitano tedesco specializzato... ha rimessa la testa a posto, lo vedi com'è tutta rotta qui. Il capitano tedesco mi ha messo, e il capitano tedesco, ecco, questa pure è una cosa divertente, guarda qui, guarda, se tu vedi qui
Vedi, se tu vedi qui lo vedi che c'è una traccia di cosa, lo vedi? Sì, appena appena si vede. Appena appena. Allora tu immagini che lui ha fatto tutto scomparire, vedi che è tutto scomparso, sì. C'era, c'era. Arrivato qui, mi ha detto il tedesco, dice, guardi, qui c'è un punto che mi devo fermare, perché 9 casi su 10 va bene, ma un caso su 10 non rinasce il pelo. E io, rincoglionito, dice, che facciamo? Io, senta, mi potrei riposare un pochetto? Poi ho detto, va bene, se riposi 10-15 giorni, poi discorso. Dopo 10-15 giorni è venuto, ha guardato, ci vede, tutto è bene, sta a posto, c'è solo da rimuovere questo coso qui. E qual è la sicurezza? La sicurezza è che sì e no posso dire che noi bevi è bene, ma un caso su 10 non rilascia niente. Allora pensavo che io c'avevo questo cosetto bianco qua, era brutto. Io ho detto, ma che succede? Niente, qui rimane sta traccia. E allora c'è tanto di compagnia e l'ho liquidato, perché se no lui qui mi avrebbe pulito. Ma era sicuro che sparivo, qui sarei, mi rimaneva una macchia bianca, era brutto. Invece non si vede niente, no? No, non si vede niente. Ecco, e allora il tedesco l'ho mandato. La mia vita era difficile. Che dici? Eh beh, questo ho visto questa fotografia. E c'è anche un foglio di Foligno, l'aeroporto di Foligno, 1941. La scuola caccia di Foligno. È stata la scuola caccia. Dunque, mo te spiego. A Foligno. Questo era un bel aereo, era il RO 41. Un bel sì, aereo, questo è della scuola, l'ho scuola, fatto anch'io. Era un bel aereo, dicono che fosse piacevole. Andava bene. E all'inizio era quello di caccia. Sì, la scuola. Era la caccia, sì, il RO 41. Senti, e ti devo dire perché lì prima c'era i corsi di quelli di, come si chiama? Di carriera, sì. Hai capito? Di carriera. E poi c'erano i complementi. Dopo un certo punto sono spariti e c'erano i pazzi che eravamo noi, che non era facile tenerli in fila, sostenendo via. E questo bel aeroplano, ti posso dire, sono gli unici che facevano una buona, come si dice? Vola. Di acrobazia, scuola. Di acrobazia, sì. Beh, il RO 41 è molto famoso. Sì, io... C'è scritto qua, divertente per l'acrobazia. Sì, ecco era... qui, vedi 41. Dove trovate questo? Stava là. E beh, vedi, tu c'hai il naso di tartufo. Là ci sta pure una punizione, è stato punito. Dove sta la croce? Dove sta la croce lì? Sì, non so che ho combinato, ma sempre... Io lo leggo? Leggi un po', guarda che così ti dico come è andata la cosa. Allora, tanto è 5 settembre del 41. Che c'è? Al sottotenente allievo pilota Schiavetto Corrado. Oggetto provvedimento disciplinare. Vi comunico che vi ho inflitto 5 giorni di arresti di rigore per il seguente motivo. Durante un volo di allenamento, contravvenendo agli ordini ricevuti, si allontanava dal posto assegnatogli, facendo coppia con un altro apparecchio pilotato da allievo. Il comandante della scuola, colonnello Mario Bernini. Allora lì tu c'era, la scuola era bloccata, tu potevi girare sopra questo piccolo aeroporto, cioè, ma non potevi uscire. Io a un certo punto avevo trovato che andando lì fra Sporiglio e il coso ci sono una fila di montagne e c'è un punto che tu sopra c'è una specie di zona, poi c'era una montagna con un taglio e cascavi sopra a Bologna, mi ricordo insomma. Quello mi piaceva tanto, perché io facevo sto giro, giravo dentro sta cosa. Poi sbucavo da sto e mi divertiva. Gira gira un giorno, mi hanno beccato e mi hanno dato 5 giorni. E a vedere qui sembra che sa che l'affare del coso, che era ufficiale, lo sottotenente,
è che tu praticamente, arrivato alla sera, dovevi rientrare a casa tua e non potevi uscire, salvo che non veniva un parente, per cui c'avevo sempre una parente che veniva, per cui 5 giorni non potevi uscire, ma la carente ti portava da mangiare, che era la puttanella del caso, che per 4 soldi ti faceva 5 giorni di compagnia, capito? La parente. Il bello è che poi il capitano superiore un giorno arriva, non a me, a un mio amico, gli fa, dice, ma dice, hai visto la cugina? Che io non c'ho coraggio, mi ci butterei, io non gliel'ho fatta, ha capito, e l'è pagata pure, è cascato, non c'è avuto coraggio di andare a piare, come parente l'aveva fatta sferire, ma il fatto poi di pigliarsela e pagarsela non gli è piaciuto, capisci? Ma era divertente sto fatto. E pigliavi una a quei tempi, sai? C'era un periodo, ricordo questo fatto perché era un po' assoluto, e io quando ero già tenente pilota, avevo fra il regno del coso, quello di guerra e quello del... superavo le 300.000 al mese. Allora tu pensa che un ufficiale di fanteria, se no 600-700, non c'aveva il volo, non c'aveva l'indennità guerra, che noi c'eravamo dappertutto l'incerà. Ma tu capisci che questo campava con 300 lire, io campavo con 3.000 lire, che era differente. Lì c'è pure una medaglia, che è una croce. E quella è una croce di guerra. Come la... Ah, non ho idea, c'è scritto, se no non ho idea. C'ho anche altre medaglie. Che... Ah, c'è anche altre medaglie. Sì. Le possiamo vedere? Non si trovano più, se ho qualcuna. No, perché io mi ricordo poi che lei ci aveva fatto vedere, ma lei non si ricorda dove sta, il suo foglio matricolare, con tutti, c'era una fotocopia, non si ricorda dove può stare. Ah, aspetta, forse è qui, guarda un po', vedi? Dentro? Chiappa un po', chiappa. Posso? Sì. Posso, passa, da un po', da prego. Io sono sicuro. Ecco questo. Reggio Aeronauti, eccolo qua. Ecco, vedi, no? Vediamo. Ci sono le mani fatte. Lei si ricorda che è successo dopo l'8 settembre? Con l'armistizio? Non mi ricordo, ma sono sempre coinvolto in cose complicatissime. Non ricordo nemmeno che filo ho fatto, dove ho fatto. Me la sono sempre cavata. E poi quando è che è tornato a Roma? Come? Quando è che è tornato a Roma? In questo momento non mi non ricordo. Si ricorda. Non mi ricordo manco dove stavo. Però se lì lo vedi e mi dici una cosa, mi ricordo subito. Lei non pilotava gli aerei da caccia, pilotieri, Fiat BR20. Il periodo. Questo periodo qua? Sì, il decimo stormo, infatti, era da bombardamento. Sì, sì, di fatti, questo non abbiamo mai fatto bombardamento. Sto dicendo, lì vedi la verità di tutto, perché. È molto bello. Se non vado errato, come fanteria, forse la prima pagina, mi sembra stava al 157esimo, guarda un po'. Ma quando io sono cascato, sembra che andava a spazio, sono cascato. In realtà sono cascato perché ho tentato di far fuori la macchina. Ah, perché non ti ho detto che i primi 20 aeroplani di questa ditta... Per caso l'aereo che si chiamava Ro 57? Mi pare, sta a sentire, ma la cosa bella sì. Che questa ditta di Napoli, di cui io non ho preso nulla, eccetera, i tedeschi di Germania ne avevano ordinati 200, e i primi 20 che sono arrivati c'erano avuto 2 morti perché avevano sospeso la fornitura, capito? Che era tremenda, noi lo chiamavamo il 4 novembre. Cioè, 2 novembre, novembre va detto. 2 novembre mi sembra. I morti? Sì.
Guarda, lì la trovi, sì, il momento dove sono cascato. Oh. Lo sto a cercare, infatti, eccolo qua. Qua dice marzo 43 dovrebbe essere. Sì, però praticamente non esiste che sono uno che passeggiava e cascata, capito? C'è così, ma non c'è. Ah, vedo la medaglietta con sopra scritto tenente pilota. Questo è un amico, mo te spiego. Ah, la Madonna di Loreto. Io non ho mai portato sta roba al collo. Questo è un mio amico, l'ha fatto, ma ha messo il collo e si è morto. Io ce l'ho ancora. Hai capito? Sì, mi vuole bene. Questo qua è della Madonna di Loreto, la padrona dell'aviazione. La nostra. Hai capito questo? Sì. Me l'ha regalato questo. Ho capito. Qui. Invece questo mi ricordo e mi ha detto che lei ci fa il magnetismo. Sì, questo l'ho fatto io. Mi ricordo e mi ha raccontato. Questo ti posso dire, buono è di rame. Questo l'ho sempre posto io, di rame, disegno mio, peso, studio. Una volta che ho fatto questo, lo facevo dorato. Questa doratura se ne andava e mi faceva tutto nero. E allora a un certo punto mi sono arrabbiato e ho detto lo faccio tutto oro. Questo è oro. Pensano che è una pallottola, non è una pallottola. Con questo... Il 25 marzo del 43 è caduto. Infatti lei è 26. E lì come lo dice? Che io passavo... Mi portò il 25 marzo a medicina. Sì, medicina. Sono cascato a Bologna, a medicina. Sì, qui non c'è, qua, parte del fronte osso. È quello che raccontava lei, so giustamente qua c'è scritto... Sì, praticamente non... Era troppo scandaloso tutta la storia, capito? Ho capito. A prescindere. Allora diciamo... Ecco, qua c'è scritto pure che ha operato in operazioni di guerra... Nel Mediterraneo dal 17 agosto 1990 al 5 gennaio 1940 e dal 20 luglio 42 al 25 marzo del 43. Nel mare? Sì, sul mare, sul Mediterraneo. Sì. Diciamo sì, sul Mediterraneo. Roma, l'ospedale militare? Sì. Dove stava l'ospedale militare Virgilio? Stava a Lungotevere. Virgilio Celluceo. Senti, molte parrite, senti, c'è il liceo e questo da una parte ci hanno messo a noi, c'ero io, dall'altra parte c'erano le cose, come le prime donne militari. E i Croce Rossine. I Croce Rossine. E stavamo lì al cortile di questo liceo. C'erano tutte vetrate e queste si alzavano e si lavavano, stavano tutte mezze nude e tutti noi che eravamo imbalati, tutti col muso così. E loro, queste arrivavano mezze nude e ci facevano un saluto facendo cascare pure il coso, capito? E ti posso dire, era una scena da morire. E allora c'era tutto sto silenzio. Arrivava qualche ufficiale superiore, ma questi che sono così silenziosi che fanno? C'è niente, stanno a guardare queste che si facevano il bagno. E queste, era tutta una scena, quale che andavano a lavarsi, uscivano, si vestivano, ma sempre con una sinuva fuori di qua, eccetera. E tutti fuori, nessuno protestava. E se ti sporgevi, vedi tutte queste facce. Sì, praticamente da lì poi dove sono andato non mi ricordo. Qua c'è scritto... Lì c'è scritto tutto... Ma è andato pure a Tripoli, è andato? Sì, a Tripoli, quando aspetta. Quando stava in fanteria? A Tripoli... 187. Quando ho attraversato... Ero quando caporale, allora ero militare... Caporale? Ero caporale, mi pare, guarda un po' se risulto, perché dopo... 157° reggimento? Stava Cirene, quello a siamo montati... Caporale, per la Tripolitania, con 157°. Senti, vieni qua, te dico una cosa che ti fa ridere. Sì. Sopra, c'erano i somarelli, sai che c'erano i... I muli. Che vomitavano la rimascia loro. Allora,
Io praticamente avevo queste mansioni di caporale, facevo le carte, e allora sotto, vado sotto, e non hai idea la fanteria come vomitava. Questo era un vapore pieno di gente, sopra tutte queste bestie, e non hai idea tu. Insomma, io con un altro amico abbiamo fatto i salti mortali, poi ho trovato un albero che non ho capito a che serviva, ma era un albero dove ti potevi arrampicare, e abbiamo trovato un posto dove non sentivi la puzza, non te vomitavano addosso. La mia traversata di Roma con una cosa di... Boh, ti dico una cosa da morire da ridere. Ah, senti una cosa da morire da ridere. Quando siamo arrivati lì, io e un altro romano che mi ero trascinato dentro, era caruccio, era simpatico, non era molto alto in fanteria, e c'aveva una barbetta, si era fatta. Io e lui eravamo isolati, perché io ero capitale, ma anche proprio. Quando siamo andati lì, ci scappiamo sempre. A Tripoli ci sono i quartieri, un quartiere dove ci stanno le case chiuse, sì. Entri lì e girando c'è scritto casa Rumbona, casa c'è. Allora tu immagina che una porta sola, senza cose dentro, in queste camere ci sono 2, 4, 6, 8 camerette che si affacciano dal corpo. C'è un cortile e questa era una casa che si poteva fare. Allora io e il mio amico Barbiamo fanno sedere al centro, si stava al centro di questo cortile, seduti, e c'erano queste pomicione, eccetera. Gira gira, il mio amico si prende una ragazza che scende, gli piace, sale, entra dentro una di queste camere. Tu chiudi le orecchie perché devo parlare. Vabbè, allora a un certo punto... Io sto seduto, tutto mi diverte, ma non mi piace queste, però vedere mi divertiva molto. A un certo punto schizza fuori, tutta nuda, ma con un fisico carino che tu non hai. E appresso esce lui, tutto nudo, col pisellone dritto, di corsa appresso a lui. E noi guardavamo, non capivamo che succedeva. Se non che a un certo punto... Dopo un giro, questa ragazza dice barbaculo. Barbaculo, allora la cosa si è capita. E loro non fanno l'amore, fanno l'amore col sesso, capisci? Però lui la barbetta era proprio il culo che voleva, capisci? Prima che si risolvesse la cosa, hanno fatto 3 giri di corsa. E lei... correndo faceva barbaculo, barbaculo. Quando abbiamo capito, abbiamo quello grifato che gli correva appresso. Abbiamo capito. Insomma, sono riusciti ad affrontare e a spiegare a lui che non si poteva fare. Lui è l'unica cosa bella che mi piaceva qui, era metterlo nel cubetto di questa negretta, il quale dice quella ce la puoi ammazzare, ma lui ha detto... Andiamo via da questo paese, non è un paese civile. Hai capito? Posso scattare una foto? A me? E poi non è che sia, beh, poi che me levo il cappello. Come vuole lei? Beh, questo non è un cappello. Che cappello è questo? Con la voce scrittura delle iniziali sue, colorato schiavetto. Questo me l'ha fatto una svizzera, ma è piccolo. È per la luce. Ah, quando dipinge? No, pure qui quando sto. Per avere... Adesso qui qualche cosa qui. No, vi faccio presente che questo... E da quant'è che hai iscritto al Circolo Canottieri? Ah, al Circolo Canottieri è un altro problema. E adesso sono cose... Non... Lei è un orario ormai. E niente, io guarda, un mese fa, 2 mesi fa, ho fatto una festa e hanno scoperto che sono il più anziano del Circolo. E allora sono andato a vedere la mia storia, è questa. Che nel 1934 sempre il duce che ci vuole, un gruppo di noi fare del canottaggio. Dal 34 al 38 io
arrivato lì, giaceva, pare, con i giovani fascisti, ma facevo le gare fasulle da quest'altra parte. Qua da Daniele c'erano i soldi, ma non ci andavate a correre. Per cui io facevo il corridore fasullo da quest'altra parte. Dal 34 al 38 io stavo da qua che si mangiava bene, correvo e mangiavo. Arrivato nel 38 mi hanno chiamato e mi hanno detto: se era ora che diventa, ma non dice ormai sei socio, ti piace essere socio Daniele? Certo che mi piace, sono andati a bene. Allora loro mi hanno detto, dice, perché noi abbiamo pensato di farti diventare socio per meriti sportivi. Ah, è bello, mi dice, e che succede? Succede che te la cavi con 100 lire. Ah, oh, 100 lire a rate, ho detto, io ce l'ho 100. Allora dice, ma perché 100 lire? 100 lire, io ho lo studio che mi costa, ce ne riesco mai, sto sempre arretrato dei 3 mesi. Allora ci sono 2 o 3 soci ricchi, ci senti, ti offendi se vogliamo aiutarti, in che senso? Tiravano, aiutarti, aspetta, no, non mi offendo per niente. Per cui 60-70 lire, sai. E io credo che ho pagato 600 per diventare socio. A quei tempi a Raniere c'erano 1000 lire, pensate, che era... Allora adesso quando ti incontri lì mi hanno pagato 80.000 lire, pensate. Allora quando io ormai sai tutta la costruzione, sono un nome, ci sono decorazioni, eccetera, e praticamente sono... E quando ci incontriamo è obbligatorio presentarsi e io prendo e mi saluto. E loro guarda me, certuno, qualcuno dice, questo è il nostro grande scheletto, c'è, bello, no? E ho detto, e voi quante che uno mi fa, dice, vedi questo, è entrato da 15 giorni, pagato 80.000 lire, quell'altro dice, ah no, perché io sono 10 anni, perché ho pagato, fanno questa gara per vedere, cioè, e finiscono col dire, e il professore quanto ha pagato? Guardate, non mi vergogno, però guarda, c'era pure Garibaldi e Mazzini, perché ti fa pensare a queste cose, capito? E così è tutta la mia vita. E praticamente adesso a Raniere sono più anziano, proprio. Mi hanno fatto una festa, 50 persone, bello, vado. Senti, bello, sì, però, bello, bello. Ma sono tanti adesso, guarda che è diventata una cosa, che c'è un amico che mi ha detto che c'è un ristorante con 220 persone, io non ci vado mai perché pagano solo di soldi, e adesso compreso il comune, che è il sindaco, che ha chiesto di essere socio, perché è importante essere, certo, essere socio, è un onore, mentre se io potrei bene. Lì vedo delle foto che sta mezzo in divisa, ma sono recenti, quelle con quella giacca gialla. Che cos'era? Un raduno? Qual è? Quello là, quello accanto al triangolo, lì. Quello con la cosa gialla. Lui? Questo è di questi giorni qua. Che c'era un raduno dell'aeronautica, c'ha la bustina. Non lo so, c'ho la bustina, sì, sono stato... Sì. Ma lei ha partecipato a raduni? Poco. Ma sai, adesso gira accompagnato. No, vabbè, dico, anche nel periodo successivo alla guerra. Casco. Questo fatto di essere maggiore del ruolo d'onore. Sì. Cioè, ha partecipato, che so, a celebrazioni. Ma ogni tanto mi cercano, ma non è che ci vado pazzo, perché io giro accompagnato. Quindi diciamo che la sua attività con l'aeronautica è finita con la guerra. Dopo non ci ha avuto più contatti. Ma no, perché è diventato anche un mondo differente. Ai tempi miei un ufficiale pilota veniva abbracciato, qualunque bionda sono abbracciato, adesso manco fila, insomma. Ho capito. Che hai trovato? Ah, stavo a vedere questo qua. Ah, quello lì è per controllare dappertutto, con pieno che c'è lì, va bene che c'è. No, passo? Ma c'avevo... Io l'ho messo, c'è un pacco di fotografie belle da vedere. Non posso essere adesso. Camera mi sa, Qua no. Camera mi sa. Qua sono delle foto, ma... Sono foto, ma... Tipo di pranzi, cine. No, ma... Qua.
Erano queste qua per caso? L'ha visto? Questo trovo. Ah, belle, belle. Queste sono le originali di quelli che ci ha attaccato al muro. Queste, sì. Sì, sì. Belle ste foto. Questa è la storia. Ah, sì. Ha fatto pure la guerra di Spagna, ha fatto. Sare di ciò sbattuto il grugnone lì. Ce n'è ancora un po'. C'è. Aspetta che. Aspetta. No. Questo non è lei però. Questo. Qual è? No, non sono io. Quindi. Ma lei non c'è stata in Spagna? No. Sì, aspetta, adesso non mi ricordo, guarda. No, dal libretto no. Ho un momento di confusione. Però tu devi pensare. Può essere, non lo so, guarda, non mi chiede. Mi sono venuto in testa delle cose. È un Caproni. Fa vedere. Un Caproni, un Ghibli. 109. Può essere, sì. Guardi. No, no, per carità. No, no, ecco, vedi, questo qui, questo c'era avuto, non mi ricordo che ci ho fatto. Ma lui ha circolato con me. Ecco, vedi, questa è questa qui. Quella di prima. Cortile di via Margutta. Ludi forse ha 2-3 anni. Due o tre mesi. 2-3 mesi. Poi qua c'è Foligno 41, io e i comandanti. Guarda che forte, questo che c'è i pantaloni col grado da colonnello. Sì, sì, ma... bello, via qua capocciù. Ah, ma visti? Lui è segrata, guarda, guarda. Via qua, che fai? Oh. No, è una crosticina. Siedete là, che sta... Crosticini. Sono pratico. Aspetta un po', ma queste foto ce le può prestare che facciamo delle copie, facciamo delle fotocopie? Ma, dire, è un po' ridicolo perché... è come se te le regalassi. No, 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 poi gliele riporto, non si preoccupi. Guarda, non mi fa piacere. Eh? No. Non mi fa piacere, perché se le perdo mi dispiace. No, non gliele perdiamo, gliele riportiamo. Ancora sto rimandando qualche cosa per fare una grossa registrazione. Capito? Ho capito. Non vabbè. È cosa che si presta. Vabbè, vabbè. No, no, grazie lo stesso, ci mancherebbe. Vabbè. Possiamo provare a fare foto... C'è qualcuno che c'ha la copia e te la regalo, capisci? Ah. Perché sono veramente belle queste. Sì, queste qua con la tuta da volo. Penso sempre lontanamente da fare... da fare delle pubblicazioni. E adesso qui non so dove l'ho messo, ma ci sono dei pacchi che ho. Dei pacchi? Adesso non so se dove stanno. Queste qua sotto. Qua che faceva? Tipo il morto? Che faceva qua? Qua stava, no, stava, non è, ma non è lei questo che sta sdraiato. Niente. No, no, sdraiato, sì. No, lei è questo qua, questo in piedi. Questo era sempre a Foligno, mi sa. Credo, sì. Bau, bau. Lì che c'è? Non è possibile, guarda un po' che c'è lì. Lì ci stava il coso, lo stato di servizio. Dammi un po', no, dammi, dammi. Questo è lo stato di servizio, quello della... Sì, ma che non ci so. E di questo non ci so. No, questa è economia e finanze. Niente, ripiccano. Questi qua sono le foto, sono quelle là, sì, le riproduzioni. Sì, sì. Questo stava al mare. Sì, questo stavo, no al mare. Sono uscito, ero ricoverato all'ospedale. Ah. E siamo in un albergo. Come si chiama? Girando per l'Italia, quando giro. Itinerante. Eh? Itinerante. Itinerante, siamo in riposo. Uh-huh. E siamo usciti da un ospedale, lo vedi che sono. Ce l'ho questa più grande. Adesso mi avete stancato e mi avete scocciato. E mo ce l'andiamo. È a posto. Però... Ma gli è fatto piacere che siamo venuti a trovarla? Sì, un po' più là. Eh. Che c'ho un bel pacco di questi.
tu mi telefoni ogni tanto, vieni, che così, guardate, perché ci sono doppioni pure che ti posso regalare. E quando possiamo venire? Quando la chiamiamo? Tra qualche giorno, lo vedi come sto combinando? Vabbè. Lei mi viene a aiutare da giorni, capisci? Ho capito. Ma noi non ci serve che ce le regali, l'importante è che fa le copie, capito? No, no, capito? No. Non è per carità. Capito? Sì, ma fare le copie poi qua mi devi fare. No, le copie con la fotocopiatrice, con la. Capito? No, qua. Mo adesso ci proviamo, lui c'è la macchinetta, vediamo come vengono. Adesso. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque ci risentiamo un'altra volta. Adesso sono stanco morto. Vabbè. E se non vuoi che ti do un vappa. No, mo se ne andiamo, non si preoccupi. Mo dovrà pure mangiare, quasi ora di cena. Lei ancora cena. Ancora cena, ancora cena lei? Non lo so. Che ho cominciato un'altra amministrazione con lei. Ho capito. Siamo bravi a fare le foto. Sì, vediamo come vengono. Che il professore ha detto che. Lo risentiamo, ha detto che trova pure altre foto. Adesso dobbiamo. Tanto c'è un bel mucchio sì, di sì, foto. Sì. Ma senza fretta, tanto. Noi, che abbiamo, noi stiamo facendo, io ho raccontato, stiamo facendo una raccolta sì. di testimonianze sia al racconto sia anche testimonianze di fotografie sì. per scrivere un libro. Vabbè. Così poter raccontare la storia dell'aeronautica attraverso i suoi testimoni. Capito. Beh, io ho diversa roba. Ti posso dire. Quello stava lì. Sì, sopra la medaglia. Quella che è la macchina fotografica. Sì. Guarda, sai che mi fa pensare a quella macchina fotografica? Che fa pensare? Che io ho un problema medico speciale. E i primi di ogni mese mi devo fare lezione a tappetone. Di lezione che c'è una cosa, cioè, capito? È una cosa che siccome costa 180.000 lire... Milione 8. È gratis. 900. È gratis, per cui è accompagnato dalle guardie per farmi questa lezione. Stava là sopra, trovo. Allora... Ah, sì. Come è venuto? Allora io, senti, tra qualche giorno, pacchi di disegno, danno non so dove, tra qualche giorno... Mette più la luce? Saranno raccolti. Le chiedo scusa, professore, ma qua mi cercano tutti. Lo cerca, hai ricercato. Dobbiamo Corrado mettere a posto. Abbiamo... Da quant'è che sta col professore qui? Siamo Romani Burini di Piazza. No, ma col professore ognuno chiacchiera col professore, sembra che lo conosce da un sacco di tempo. È vero. Siamo, ti spiego. Ho messo questo avviso giornale, è venuta mezza Roma a rompere. Facendo questo sfoglio mi è cambiata questa che di Piazza Navona. Stanco morto, ho sospeso questi lavori. Poi ho detto, forse a Romana me va. E ho domandato a lei se aveva trovato una soluzione. Lei c'ha nessuna soluzione. E ho trovato che era la meglio di tutte qua. Ecco come è arrivato. E adesso lei sta con me, lavora con me, eccetera, eccetera. Ma la cosa divertente, hai capito? Perché è romano, è di Piazza Navona. Me l'ha detto, ho sentito. È vero. Sì. Siamo paesani, siamo burini di Roma. Burini di Roma. Sono in via d'estinzione. Hai capito? 29, che proprio è torno il 3. Comunque, se vieni, tanto trovi più roba di quello che credi. Vabbè, c'ho pacchi di... Mo, casomai, la settimana prossima la richiamo, fuori a fine mese, ci risentiamo. Perché vedi come sto combinando. E adesso comincio con lei che farà tutte le fotografie dalla parte. Sì, sì. Dopo che lei le ha messe tutte dalla parte... Voi no, ma le ripeto, per quello che ci serve a noi. Noi, se domani se ce le vuoi prestare, senza regalo, me le... No, quello mi dà fastidio perché ho sempre perso roba. Vabbè, allora, come non detto. Noi facciamo qua, portiamo la macchinetta e facciamo qua le fotografie. Tanto noi appunto stiamo raccogliendo. Ma in questo pacchi che ho visto questi giorni ci sono più doppioni di quelli che non mi frega niente. Che ti do volentieri, che poi meglio di questo. Ok. Grazie. Perché ce l'ho, hai capito? Di stessa cosa, hai visto? Più piccola. Sì, come ho visto pure quelle là che sono riproduzioni, quelle là grandi, sono riproduzioni. Capito?
E ci sono copie che ti do volentieri, perché ce n'è tanta di roba che anche non me ne frega niente. Me ne frega niente. Adesso sono stanco molto. E adesso finiamo qua e ce ne andiamo, così la lasciamo. Devi pensare che lei è la segretaria, posso dire a lei, dai 4-5 vaffa ai signori. Va bene. Va bene. Perché è talmente stanco che ne ha, non c'è la forza neanche lui, deve andare a vaffa. Non è un vaffa, 4-5 vaffa. 4-5, no, professore, togliamo il discorso.